E come dicevo prima, quindi tolta questa curiosità che mi era venuta sul momento, volevo passare appunto al discorso della politica locale, partendo però da quello che diceva prima sul discorso della bicicletta. Lei e anche il consigliere D'Urso, sempre eletto da Saronno, avete fatto un po' da esempio per gli altri, partendo fin da quando è andata in carica questa nuova amministrazione, presentandovi ai consigli comunali, insomma, in comune. In quelle che sono gli eventi, diciamo, della politica locale, proprio in bicicletta. Le volevo chiedere se a distanza di così tanti mesi l'esempio è stato eseguito da qualcun altro Sì, o siete riusciti a smuovere sì, qualcuno? no, c'è qualcuno che c'è. Io quando parcheggio la bicicletta in Piazza Santuario, perché ci sono i consigli comunali, non c'è solo la mia della bici e non c'è neanche solo quella di Massimiliano Russo, ce ne sono almeno 5 E su questa linea le volevo chiedere anche, visto che parliamo di ambiente, parlando di biciclette, comunque di mobilità, diciamo, sostenibile, cosa ne pensa dei primi mesi di operato del nuovo assessore, l'assessore Marini? E l'assessore Barin credo che tra le tante cose che è stato chiamato a fare, credo che quella che ha seguito di più, o perlomeno per la quale è risultato più visibile, è proprio questa, perché le piste ciclabili non è che le ha realizzate in questi mesi, però io so per aver partecipato anche a un paio di sue uscite con dei tecnici, ho visto che si interessa molto e la cosa non è da trascurare perché fare le piste ciclabili è una scienza, cioè bisogna assolutamente sapere cosa fare perché non basta stabilire che su una determinata carreggiata una parte viene data alle biciclette. Ci sono mille accorgimenti che solo chi va in bicicletta in continuazione capisce. E chiede che siano introdotti. Se le piste ciclabili le progettano coloro che non vanno in bicicletta, sono sicuramente fatte male. Barin, da questo punto di vista, ci sa fare. E su altre tematiche legate all'ambiente, per ora non ho Bene, avuto magari molto tempo per. le altre tematiche legate all'ambiente sono quelle che a questo punto della tornata amministrativa sono trascinate dal piano di governo del territorio. Quindi in qualche maniera sono per forza di cose conglobate in una visione più ampia che non è solo di un solo assessorato. Che è una questione fondamentale, proprio quella del PGT, e vediamo in quest'ultimo periodo anche molti appuntamenti pubblici, quindi per cercare di coinvolgere anche la cittadinanza, e volevo chiedere appunto a che punto siamo in questo momento. Di che cosa del PGT? Sì, per la realizzazione, poi la Beh, pratica, insomma. dal punto di vista dei tempi del cosiddetto cronoprogramma siamo quasi alla fine. Purtroppo per motivi che sono in parte ascrivibili all'amministrazione e in buona parte no, siamo arrivati alla fine senza, secondo me, aver fatto quello che invece si sarebbe dovuto fare per intensificare, per allargare la partecipazione. Cioè, non basta fare delle serate sul PGT anche concentrate e basta, come tutto sommato stiamo facendo. Forse era il caso in bei 2 anni di organizzare una partecipazione proprio scientifica, che vuol dire selezionare. Come è stato fatto nel 1997 con il forum Isotta, quando per l'area dell'Isotta Fraschini l'amministrazione aveva chiesto chi voleva partecipare allo studio di cosa fare per l'Isotta Fraschini, se non divise le aree tematiche, sociologia, economia, urbanistica, trasporti, eccetera, e ognuna di queste aree tematiche era frequentata da molte persone e ognuna di queste aree tematiche aveva un coordinatore che guidava il dibattito e soprattutto sapeva fare sintesi. E questo è stato un lavoro che è durato quasi 2 anni e non è stato fatto. Mi Quindi dispiace. questi incontri che si sono tenuti, diciamo, rischiano di diventare più informativi e non di Sì, portare poi. perché sono delle full immersion, come si dice, che
lasciano poco, che il giorno dopo uno si dimentica, perché stava ad ascoltare il tecnico che mi racconta in una serata in due ore l'architettura del piano regolato, del piano di governo del territorio. Può essere interessante, ma se poi non la metabolizzo queste informazioni attraverso un dialogo, una dialettica, finisce per essere qualcosa che poi mi sfugge. E non c'è stato modo da parte vostra di riuscire a sollecitare magari? No, il problema è che sono i tempi, cioè ormai volendo chiudere, come per legge, se non ci sono proroghe dobbiamo chiudere entro il 31 dicembre, c'è un cronoprogramma da rispettare che non consente di estendere la partecipazione, perché ormai nel giro di un mese e mezzo questo piano di governo del territorio deve essere adottato a fine novembre. Quindi su questo punto, ma vedremo poi cosa, certo, poi, cosa verrà poi, fuori. Poi è chiaro, tutto è possibile, dopo si può anche iniziare a aprire una nuova variante, cioè fare una modifica al PGTI dopo aver adottato questo che la legge ci dice che dobbiamo fare. Però evidentemente insomma, in due anni non è che si è fatto molto da questo punto di vista, speriamo bene. E su un'altra tematica invece che proprio in questi giorni è diventata molto d'attualità e effettivamente molto delicata. Si è andati dalle occupazioni che abbiamo avuto prima dell'estate e anche poi nelle ultime settimane più o meno riuscite, e adesso è in corso un'ultima occupazione dell'estintoria di via Bainsizza, e tra l'altro ho letto anche che si sta un po' evolvendo, perché leggevo che gli occupanti hanno steso un calendario di attività da svolgere per coinvolgere il vicinato, e ci sono state queste manifestazioni anche da parte dei centri sociali pochissimi giorni fa, l'ultima, e le reazioni politiche. E ho visto appunto reazioni molto forti da parte del PDL con il capogruppo in Consiglio De Marco e soprattutto con l'eurodeputata Lara Comi, che ha chiesto addirittura le dimissioni del sindaco Porro perché lo ritiene responsabile di aver, come dire, vorrei usare la parola sbagliata, però quasi istigato le occupazioni da parte di chi poi le ha realizzate. Invece ho letto il comunicato della Lega Nord che va nella direzione opposta, dicendo da parte del segretario cittadino Fagioli evitiamo di fare una mossa del genere, perché non è il caso, dobbiamo affrontare il problema però non da questo lato. E il sindaco ci ha tenuto a ribadire quello che è stato fatto, quello che si vuole fare, e io le volevo chiedere appunto quali ulteriori elementi lei può dare ai cittadini che ci seguono per capire meglio la situazione, perché è un problema molto molto importante soprattutto in un periodo come questo. Ma io devo dire che considero le occupazioni di case dei gesti dimostrativi che sicuramente dal punto di vista della legge sconfinano nella illegalità, ma qui in quanto gesti dimostrativi sono la spia di una situazione che tutti hanno sotto gli occhi, cioè di una tensione abitativa per la mancanza di case da affittare ad affitti equi, per troppe persone che sono comunque senza casa o che non possono pagare l'affitto, quello che perlomeno avevano pensato di poter pagare quando anni fa hanno fatto il contratto, in virtù della crisi economica. Ecco, queste azioni dimostrative contengono due, come dire, due linee che sono. Una è quella che ho appena detto, cioè dimostrativa della necessità di risolvere il problema della casa, a cui il comune sta pensando, l'amministrazione sta pensando, e che mette in campo per il momento, oltre agli immobili che sono di proprietà pubblica, tutto quello che si può fare per, come dire, contaminare, per coinvolgere i privati, perché mettono a disposizione i loro immobili. Per esempio, fra poco, mercoledì prossimo, approveremo in Consiglio Comunale una
mercoledì prossimo, quindi 10 ottobre, in Consiglio Comunale approveremo una modifica del regolamento dell'IMU che applicherà una tariffa agevolata a favore dei proprietari che a canone eco affittano i loro appartamenti, quindi invece di pagare l'IMU al 100% pagano un IMU ridotto. E poi tutte le azioni che si possono fare con i proprietari attraverso con la collaborazione dei sindacati di categoria. Quindi questa è una linea che è contenuta nelle azioni, nell'occupazione da parte del Telos degli immobili. L'altra linea invece è quella di sfogo, di animazione, di valvola di scarico della, chiamiamola, creatività dell'esuberanza giovanile, del dinamismo, del fatto cioè che i giovani devono poter avere un posto, così come quando io ero piccolo avevo sicuramente la strada per andare a giocare il pallone e nessuno mi investiva, no? Allo stesso modo qui bisognerebbe che per dar sfogo alla creatività, all'esuberanza giovanile, quindi alle tendenze artistiche, perché no? No? Ci sia un luogo che sia autogestito. In effetti, quando io giocavo il pallone per strada, sì, mia madre mi diceva stai attento, però insomma, se io devo stare in porta, stavo in porta anche sulla sede stradale, quando io ho la macchina mi spostavo, ero autogestito anch'io. I tempi sono cambiati, il concetto di autogestione, perlomeno come percepito, è cambiato, e non, perché deve spaventarmi un'autogestione di questo tipo? Qui allora diventa importante che l'amministrazione comunale entri in contatto, in rapporto con questi ragazzi, questo deve essere fatto secondo me, perché valorizzi i loro lati positivi e li consideri quindi persone che sono in grado di fare quello che difficilmente l'amministrazione può fare. E l'esempio che adesso, nella situazione di illegalità che ho detto, stanno cercando di attuare nella nuova sede che hanno occupato, cioè quella di coinvolgere i vicini, è anche lì un gesto dimostrativo per dire che noi ragazzi, no, siamo in grado anche di fare un'opera socialmente utile, solo che lo si voglia o solo che non ci venga ostacolata. Certo, lo facciamo occupando un immobile di proprietà altrui, eccetera, e sono perfettamente consapevoli, ma questo attiene all'aspetto della carenza di abitazioni. Altro conto invece è un posto dove poter fare qualche cosa di socialmente utile. Quindi io, vedendole in positivo, no, sicuramente penso che si possa continuare a ragionarci sopra. Vedendole in un altro senso, che è quello che talvolta sfoga in gesti che sono di illegalità, compresi i danneggiamenti e le deturpazioni, io dico che questo però è un problema di ordine pubblico, non è un problema di sicurezza nel senso di vigilanza urbana. Pensare cioè che non si debbano danneggiare case, distruggere eccetera, perché altrimenti questo è un problema di ordine pubblico. Qui il sindaco di Saronno fa quello che può, è una e non neanche la più importante delle gambe del tavolo che deve venire soprassedere a qualsiasi fenomeno che riguarda l'ordine pubblico. Lì le altre gambe del tavolo sono la prefettura, la questura, la procura della Repubblica, i carabinieri, la polizia. Se non vuole saperlo, no, cosa deve fare? Come diceva lei, la speranza è quella che da parte del sindaco ci sia la possibilità di aprire al dialogo. Sì, aprire al dialogo, può continuarlo, non chiuderlo o non considerarlo residuale o non considerarlo estemporaneo, cioè adesso c'è questo problema, lo facciamo per una settimana e poi finita la fase acuta non ci proviamo più. Secondo me bisognerebbe tenerlo presente perché può essere un qualche cosa che si traduce da un aspetto apparentemente negativo, può diventare un fatto positivo. Ovviamente anche dall'altra parte però ci deve essere un atteggiamento di risposta, insomma, perché bisogna essere in due a parlare, se no che facciamo? Mi viene in mente per esempio l'ultima manifestazione che è stata fatta dai ragazzi, e forse magari potrebbe, è rischioso perché comunque ci sono anche le forze dell'ordine impegnate, che potrebbe essere forse non il momento adatto,
ma quando c'è questo tipo di manifestazione, forse si potrebbe tentare di farsi vedere letteralmente in piazza con loro, fermarsi e parlare già in una situazione di questo tipo. Perché poi si va anche magari a stemperare quello che è il clima, perché di solito questi ragazzi quando manifestano sono un po' sul chi va là, perché sanno che ad aspettarli ci sono le forze dell'ordine. E anche qui, certo che se non si previene quello che può essere o che viene temuto o che può essere una situazione di illegalità con atti di vandalismo, se non si previene va a finire che diventa inevitabile da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco non chiama le forze dell'ordine in città quando c'è un corteo del Telos, non lo chiama. Però se il sindaco potesse dire: guardate, quella sera, quel pomeriggio in piazza ci sarò anch'io, probabilmente, insomma, e se dall'altra parte c'è una risposta, ovviamente, torno a ripetere, probabilmente le cose potrebbero essere viste diversamente e sicuramente non possono essere criticate, nel senso che io ritengo proprio d'accatto che ha fatto il PDL in questa occasione. Insomma, veramente mi sembra che sia una strumentalizzazione, un solleticare, come dire, i bassi istinti per poter criticare, basta. Io credo che il PDL dovrebbe forse rendersi conto che l'esempio che sto dando a livello nazionale, questa sigla di partito, non è sicuramente tale da poter mettere su un pulpito a fare la predica. Anche perché la legalità è la legalità. Effettivamente poi è sembrata una forzatura. Io dicevo dell'intervento anche da parte del segretario della Lega Nord, proprio perché loro spesso e volentieri incalzano l'amministrazione, in questo caso hanno pensato bene che non ci fossero elementi. Apprezzabile presa di posizione, indubbiamente, certo, apprezzabile presa di posizione. E invece, passando a un altro argomento, volevo chiederle qualcosa sulla scelta che probabilmente si farà nei prossimi mesi o magari ancora più in là nel tempo, riguardo la decisione di stare sotto la provincia di Varese oppure andare con l'area metropolitana di Milano. Questa mi pare almeno l'orientamento che ha l'amministrazione. Più di un orientamento, infatti, perché ormai abbiamo deliberato di andare con la città metropolitana. Però leggevo che c'è stato questo incontro con il presidente della provincia di Milano, Podestà, che ha un po' frenato, perché ha detto in pratica: ragazzi, io ho anche dei problemi un po' più urgenti e impellenti, quindi questa situazione la teniamo un attimo in stand-by. Volevo chiederle anche riguardo l'intervento che è stato fatto dall'ex sindaco Gilli, che aveva proposto, a suo avviso, come migliore soluzione andare sotto la provincia di Como, portando anche degli esempi pratici. Lui diceva, per esempio, che la gestione del torrente Lura, delle acque del torrente Lura, sarebbe migliore perché rientrerebbe più sotto la provincia di Como, e aveva portato anche altri esempi. E le volevo chiedere: ok, c'è già stata la delibera, però non potrebbe magari esserci un'ulteriore evoluzione, proprio considerando tutti i vantaggi e gli svantaggi? Beh, io credo che fino a quando questa amministrazione governa non ci sarà una revisione dell'impostazione data, perché siamo profondamente convinti che bisogna avere il coraggio di fare un passo avanti rispetto ad una situazione nella quale noi ci eravamo, come dire, accomodati o scomodati, a secondo il punto di vista, perché stando con Varese non è che possiamo dire di aver avuto enormi benefici. Siamo sempre stati un po' una colonia, una provincia della provincia, mentre invece la realtà metropolitana, non la città metropolitana, dico la realtà metropolitana, cioè quel sistema socio-economico, urbanistico, territoriale, infrastrutturale, di scuola, di sanità, eccetera, è da realtà metropolitana il sistema che c'è a Saron e nel Saronese, non preampina. Ora, se così è, e negli atti, per esempio, del documento di piano, che saranno le colonne che porteranno le decisioni,
se in questi atti c'è scritto che ovunque, quando si parla di sviluppo futuro di Saronno, si parla in termini di realtà metropolitana, lo dicono dei tecnici, per giunta poi tra l'altro tecnici varesini, nominati dal PDL, inteso come Giunta Gilli nel 2009, dicono che siamo proiettati in una realtà metropolitana. Ci sarà ben un motivo per cui questo sia un fatto che non può essere messo in dubbio. Il resto è, ma forse ci fa più comodo, ma non è un modo di ragionare che pensa al futuro. Ci fa più comodo a noi oggi, ma noi dobbiamo pensare al futuro. Un buon politico è quello che pensa al futuro, non quello che pensa al domani. Quindi in questo caso, come dire, dal punto di vista delle più ampie vedute, quindi anche magari la struttura del territorio stesso, decisamente meglio andare con l'area metropolitana, perché, come mi diceva adesso, si rischia di andare a cogliere l'attimo per pochi anni andando con un'altra provincia e poi restare. Sì, ma non è neanche sufficiente o giusto dire così, perché l'alternativa alla città metropolitana è la mega provincia Varese Como Lecco. Fino all'altro ieri si diceva Monza. Possiamo immaginare che cosa vuol dire essere a Saronno. Siamo ai confini di una di provincia di confine, e per giunta siamo al confine con una realtà metropolitana che è quella nostra. Cioè, veramente è una cosa che sconcerta, che fa venire le vertigini, come si possa avere a che fare con città e regioni che devono, come dire, amministrare in funzione di un territorio che è prealpino, che è da vocazione turistica, che non ha le tensioni ambientali che abbiamo noi qui, ed essere invece calati in una realtà che è metropolitana, che quando a Milano decidono se fare le targhe alterne o decidono di fare una strada, noi, perché siamo in provincia di Varese, non sappiamo niente, però ci riguarda direttamente. Ma insomma, veramente trovo illogico, insomma, insistere per andare da quella parte. Non lo so, a parte il fatto che personalmente, se dovessi muovermi per andare in provincia per fare una pratica, preferisco prendere il treno in 20 minuti e andare a Milano che prendere e andare a Como, Varese o Lecco o Monza, vediamoci. Cioè, mi sembra tutto più semplice. Il fatto che poi siamo in una realtà di 3 milioni e mezzo e quindi siamo un piccolo granellino di sabbia, oddio, non è che cambia molto andare dall'altra parte, perché se non sono 3 milioni e mezzo, poi saranno 2 milioni, 2 milioni e mezzo, e per giunta in un territorio molto più vasto e disperso. Noi invece qui saremmo concentrati. Però devo dire una cosa, che a proposito di quello che ha detto Podestà al sindaco, credo che Podestà abbia fatto, come dire, quello che sta il pesce in barile, cioè non ha voluto prendere posizione, non ha voluto scomodarsi più di tanto, perché lui sa, e sappiamo tutti, che se questo progetto va avanti, e se andrà avanti prima e poi si concluderà prima delle prossime elezioni, si concluderà solo perché cristallizza le posizioni provenienti dalle vecchie province. Cioè dire, questo progetto va avanti e si conclude solo dicendo che non esiste più la provincia di Varese e la provincia di Como da sola, ma esiste una grande provincia che è di Varese, Como e Lecco. Chi c'è nella provincia di Varese, Como e Lecco sono gli stessi comuni che appartenevano alle vecchie province. Così come nella realtà, nella città metropolitana, ci stanno i comuni che prima erano della provincia di Milano. Punto. Poi il ministro Patroni Griffi ha già anticipato, 5 settembre scorso, che se questo processo si conclude, poi si farà una legge che valuterà sia le richieste di uscire da una provincia per andare, come nel caso nostro, nella città metropolitana, sia le richieste di chi sta nella città metropolitana e vuole uscire per andare nella provincia confinante. Sarà una legge, ma voi capite che però stiamo andando troppo in avanti e credo che è meglio fermarsi. Un'altra cosa che volevo chiederle era in merito alla parola tensione, magari una
la domanda non so se vorrà rispondermi o meno. Nei mesi scorsi erano circolate un po' di voci sulla maggioranza, in particolare proprio su Tuazzaron, e di eventuali uscite dalla maggioranza, sostegno esterno e quant'altro. In questo momento, considerando anche che c'è stato anche un cambio di vertici della società della Saronno Servizi, ci sono un po' di situazioni che l'opposizione poi cerca anche di sfruttare per mettere un po' di zizzania dal suo lato, fa il suo lavoro, diciamo, fa il suo mestiere. Lei si sente di dire in questo momento viviamo un periodo di calma o magari c'è ancora un po' di burrasca? Ma guardi, la posizione di Tuazzaron da questo punto di vista è una posizione assolutamente coerente con due obiettivi, che sono uno, quello di non scaricarsi di responsabilità, perché scaricarsi di responsabilità è troppo facile. Troppo facile fare il barricadero, eccetera. Dall'altra, essere coerente con l'obiettivo di portare nel modo di amministrare Saronno una ventata di aria fresca, non tanto, anche se è importante, dal punto di vista del ricambio generazionale o delle persone che si sono avvicinate alla politica, quanto del modo di far politica, che è un modo vecchio, vecchio in quanto, come dire, ancora una volta improntato dal modo di operare di partiti che non stanno dando un buon esempio da molti, troppi anni in Italia. Allora, questi partiti devono rigenerarsi, hanno bisogno di mettersi a nudo in piazza, dotarsi di uno statuto pubblico significa di uno statuto che renda trasparente qualsiasi loro decisione e lo sottoponga al controllo il più ampio, più democratico possibile. Fino a quando non si arriva a uno statuto di questo tipo, in ogni piega dell'amministrazione, in ogni atto, eccetera, c'è una riserva mentale di tipo partitico o partitocratico di cui gli italiani ormai sono perfettamente consapevoli e che non lo vogliono più. Non a caso è solo il 4%, il 5% della popolazione italiana, degli elettori italiani, che si fidano dei partiti. Poi magari vanno a votarli, ma la disaffezione e l'astensione sono sempre in aumento o aumenta quella che viene chiamata antipolitica e che per altri versi sarebbe meglio chiamarla altra politica. Ecco, di fronte al fatto che occorre contemperare, occorre calmierare, occorre impedire che ci sia un rigenerarsi, un modo di operare di logiche che non hanno più senso, Tuazzaron ha assunto il compito di essere un po', come dire, il custode di una semplicità e linearità di comportamenti che non devono essere, che devono essere resi pubblici ogni volta che lo ritiene, che lo si ritiene, anche come ci è successo votando contro la maggioranza del Consiglio Comunale. Perché ci sono delle motivazioni di metodo e delle motivazioni di merito. Di metodo ho detto fino adesso che bisogna, come dire, aiutare questi partiti a ritornare ad essere quelli che la Costituzione ha previsto. Di merito invece è più da identità politica, cioè che cosa vogliamo fare nel futuro della città quando parliamo di urbanistica, che cosa vogliamo fare di cultura per la città, insomma cercare di dare un'impronta che è svincolata da qualsiasi interesse di partito. Noi dopo tutto, essendo lista civica, non abbiamo assolutamente nessuna speranza, né lo vogliamo, di arrivare a un potere tanto più se retribuito, che non lo vogliamo affatto. Noi siamo qui, facciamo fatica, io faccio l'avvocato e faccio anche, e mi spendo anche a fare attività politica da ormai 40 anni e più, 46 anni. E devo dire, a livello personale magari aumenta ancora in modo esponenziale il fastidio per quello che succede a livello nazionale, regionale. Certo, sì, lo so, aumenta. La nostra realtà è ben differente, quella veramente locale. Quella locale è una realtà da tenere sotto controllo
per aspetti di tipo partitico che permangono come residuato, in quanto il partito locale ha necessariamente, magari suo malgrado, l'obbligo di tenere rapporti con il partito intermedio, a livello intermedio, provinciale, regionale, eccetera. Se non ci fosse questo obbligo qui, che crea degli equilibri, per cui qui facciamo un accordo con l'altro perché l'altro lo fa con me dall'altra parte, eccetera, se non ci fosse questa necessità di una rete di interessi che non sempre sono trasparenti, le cose sarebbero diverse. Purtroppo è difficile, insomma, ormai, perché manca uno statuto pubblico, cioè manca una rigenerazione, bisogna che i partiti si mettano a scrivere un nuovo modo di essere e soprattutto si facciano sottoporre al controllo dei cittadini. E per far questo bisogna introdurre nella stessa amministrazione tutte le forme possibili di democrazia partecipata e diretta, possibilmente. E per concludere, come facciamo di consueto, abbiamo questa buona abitudine di chiedere al nostro ospite di fare un po' le carte al futuro. Il futuro prossimo è anche quello magari più a lungo termine. E le volevo chiedere, se se la sente, di dare qualche buona indicazione, insomma, qualche messaggio positivo comunque ai cittadini saronesi, nonostante, insomma, il periodo in cui stiamo vivendo, anche dopo l'estate, che è un po' fatto da freno così per le menti più che altro, ci ha un po' rilassato, ma adesso siamo tornati alla dura realtà. Non so se secondo lei ci sono elementi positivi, quali, e purtroppo non ce ne sono tanti, però credo che i cittadini saronesi stiano comprendendo gradualmente che certe situazioni apparentemente incomprensibili si può porre rimedio partecipando. Cioè, se io non mi disinteresso della cosa pubblica, io comincio a conoscere un pochettino perché certe cose succedono. Se certe cose so che succedono, posso anche prevenirle. Se posso prevenirle, posso anche evitarle. Per intenderci, non è bello sentirsi sbattuto come un fuscello dalla crisi economica, no? In una situazione per cui non si capisce niente. Non è che io ho una ricetta da proporre per i saronesi, figuriamoci a questo riguardo, però dico che se stessero un po' più attenti a quello che succede, a cominciare dalla realtà cittadina di Saronno, comprendendo le difficoltà che gli amministratori hanno, perché non c'è dubbio, fare il sindaco oggi, fare l'assessore, amministrare oggi Saronno è enormemente più difficile che non 25-30 anni fa, quando io ho fatto l'assessore appunto per il comune di Saronno. È enormemente più difficile e costoso in termini proprio di impegno personale e di risorse. Se cominciassero a capire quali sono i meccanismi che portano a certe storture, potrebbero evitarle e potrebbero quindi anche non essere, come dire, straniti, essere sconcertati, non capire perché succedono le cose, e potrebbero quindi non deprimersi come invece ci si tende a deprimere in questi momenti. Quindi il futuro è legato a un po' più di consapevolezza che c'è una funzione di cittadinanza a cui non possiamo abdicare, che dobbiamo cercare di coltivare e possibilmente ragionando estenderla. Ecco, quando io sento che su temi come quello, per esempio, del servizio idrico integrato, quello dell'acqua, no? L'anno scorso a Saronno ha votato quasi il 60% della popolazione, che ha capito, è un gesto quasi rivoluzionario questo che è successo in Italia col referendum, no? Ha capito che dietro quel bene essenziale unico per la vita, che è l'acqua, ci possono essere degli interessi che nulla hanno a che fare con la funzione che quel bene deve svolgere. Ecco, questo è già una soddisfazione. Si tratta di stare continuamente sul pezzo, come si dice, perché solo conoscendo le cose si può anche cercare di indovinare il futuro. E potremmo concludere in musica con Gaber, La libertà e partecipazione. Certo. Si sta benissimo, devo dire,
alla grande, e io nel ringraziarla per averci ospitato, per aver risposto alle nostre domande con grande cortesia, do l'appuntamento a tutti coloro che ci seguono alla prossima intervista. Ciao.